il modello dualistico, no? Secondo il principio del cuius regio e ius economia, implode e trionfa il capitalismo. Trionfa il capitalismo con la sua, col suo funesto principio della assolutizzazione dell'economia. Ora, se c'è un modo filosofico, se volete, metafisico anche, che rifiuti a priori quel cretinismo economico, come lo chiamava Gramsci, accettando il quale si finisce di pensare e ci si mette solo a calcolare, no? Se accettiamo il cretinismo economico oggi è finita, ha vinto l'Europa già, ha vinto già la teologia economica. Bisogna invece rifiutare esattamente questa fascinazione per i numeri, per il calcolo, per le quantità, perché essa stessa è parte del problema e non può essere la soluzione. È parte della reificazione, dell'alienazione, dello stesso progetto criminale chiamato Europa, che tende a riportare tutto ai numeri e alle leggi del mercato. Bisogna uscirne, e la filosofia, credo, a patto che recuperi il suo spirito critico, oggi un po' latitante in verità, può svolgere una funzione importantissima. Perché è importantissima? Perché appunto può cogliere, se non altro, il problema, anzitutto, e poi proporre eventualmente delle soluzioni. Il problema sta esattamente in questo, che il capitalismo stesso, il fanatismo dell'economia, si caratterizza fin dal suo momento genetico per una tendenza funesta ad autonomizzare l'economia da ogni altro ambito. Potremmo definire in termini generalissimi il capitalismo, ma è una definizione che difficilmente può essere messa in crisi, certo la si può accusare di essere generica, ma è una definizione che coglie la logica del capitalismo. Il capitalismo è una tendenza a trasformare illimitatamente tutto in merce e quindi nell'assolutizzare il momento economico. Ecco, il momento economico. Un grande pensatore novecentesco, Karl Polanyi, non a caso, diceva che la società capitalistica è la prima società in cui l'economia non è più integrata nel tessuto sociale, ma si autonomizza, diventa il principio direttivo di tutti i rapporti umani e di tutte le relazioni. Ora, il 1989 ha segnato un momento decisivo in questa logica che oggi con l'Europa si sta compiendo in maniera tragica. Perché? Perché appunto l'euro, chiamiamolo così in maniera anodina, in maniera non valutativa, ma in realtà c'è tutto un progetto ideologico e ben altro che asettico, l'euro serve esattamente a questo, a portare a compimento questo processo di assolutizzazione dell'economia rispetto a ogni forza ancora in grado di resisterle. Lo Stato nazionale, nelle sue forme passate, che avevano caratterizzato l'avventura della modernità, si caratterizza esattamente per un primato, come dicevo, della politica sull'economia, che il capitalismo non può sopportare. Il capitalismo, se la sua tendenza, come dicevo, è quella di assolutizzare l'economia, di svincolarla rispetto a ogni limite, pensate sempre al refrain della teologia neoliberale che parla dei lacci e dei lacciuoli che devono essere tolti in mezzo, no? Chiaro semantema anche questo che ritorna, no? I vincoli, l'apparato pesante dello Stato, lo Stato minimo a cui guardano i liberali e così via. Se questo è il meccanismo dell'euro, rimozione della sovranità e imposizione assoluta dell'economia, ebbene l'Europa di oggi è il compimento di quella logica avviatasi nel 1989. La vera violenza del nostro tempo è la violenza economica. Questo è il punto fondamentale. L'età, l'innalzamento dell'età pensionabile, i tagli agli stipendi, i contratti di lavoro a tempo determinato e così via, sono tutte forme criminali di violenza economica. Una violenza economica che è la cifra del nostro tempo. Per essere radicali, ovviamente bisogna condannare Hitler, è chiaro, ma l'Hitler dei nostri tempi non porta la svastica in cappello. L'Hitler dei nostri tempi parla inglese, si richiama alle leggi della finanza e condanna tutte le forme di violenza che non siano quelle impersonali e anonime del mercato. Questo è il punto fondamentale per essere chiari e dire le cose col loro nome. Questo è il nuovo, è la nuova forma di nazismo, se vogliamo utilizzare, ma è già questo, è fare una concessione a quella nevrosi del continuo richiamo dell'analogia storica, no? Per cui chiunque resista oggi alle leggi dell'economia viene bollato come nazista. Ma se di nazismo bisogna parlare, l'economia è il nazismo oggi nel nostro tempo, il pensiero neoliberale è il nazismo del nostro tempo.
a cui bisogna assolutamente reagire. Ora, per fare questo bisogna riacquistare la sovranità. Riacquistare la sovranità, cioè, per citare direttamente Machiavelli, no? E spero che almeno qui la citazione sia gradita di Machiavelli, per citare Machiavelli, il principe, no? Che oltretutto è un capolavoro della letteratura italiana, della filosofia politica italiana, e bisogna essere fieri di essere italiani e non vergognarsene come fanno molti pagliacci che se ne vanno all'estero e che poi pontificano sulla corruzione italiana dall'estero. No? Devi stare in Italia e cambiare le cose, per non parlare dei politici che mandano i figli a studiare all'estero, no? Cose oscene che farebbero ridere se non facessero piangere. Ebbene, il principe di Machiavelli dice testualmente che la sovranità si caratterizza per due aspetti fondamentali. La disponibilità della moneta propria e l'uso libero delle proprie armi, cioè il possesso delle armi, delle forze armate, della sovranità militare. E qui tocchiamo un altro problema che forse ci porta un po' a esulare, ma non credo, come cercherò di mostrare se ho tempo, di far interagire i due aspetti. No, scusate se procedo così in maniera un po' astratta e intrecciando più discorsi, ma è così per stimolare anche poi una discussione su questi temi. Oggi questi due cardini fondamentali ben enunciati da Machiavelli mancano. Manca ovviamente la sovranità monetaria, chiamiamola così, ed è l'euro che va rimossa. Abbiamo ceduto quote della nostra sovranità nazionale per avere in cambio cosa? Bisogna domandarsi. Cosa ne abbiamo avuto in cambio? La risposta, ben capita, è nulla. Nulla. Ma poi manca la sovranità militare per l'ovvio e spiacevole fatto, anche da dire, insomma, bisogna che qualcuno lo dica ogni tanto, che non abbiamo la sovranità militare in Italia. Abbiamo le basi americane. Io sono d'accordissimo a fare la critica dell'Unione Sovietica, va benissimo, ma allora si sia coerenti e si dica, proprio in nome di quella critica, che oggi il rapporto fra gli Stati europei e gli Stati Uniti d'America è lo stesso che c'è fra gli ex stati satelliti dell'Unione Sovietica e la casa madre di Mosca, cioè paesi a sovranità controllata, a sovranità limitata. Questo è il punto. Perché non si comprende questo fatto facilissimo da comprendere? Non può esserci sovranità di un popolo se non c'è la sovranità militare, se non c'è la democrazia come libera decisione del popolo a prescindere dalla presenza di stranieri che occupano militarmente il territorio. Io faccio sempre questo esempio e mi piace farlo anche questa sera insieme a voi. Immaginatevi l'effetto comico che avrebbe sortito nell'Atene Periclea un tale che fosse andato da Pericle a dirgli che si era in democrazia mentre c'era una guarnigione spartana insediata sull'Acropoli. Pericle si sarebbe messo a ridere. A noi invece ci raccontano che siamo democratici con le basi militari in Europa, non solo in Italia. Cosa vuol dire questo, evidentemente? La domanda che uno si deve porre, un filosofo, ma non solo un filosofo, è: ma da cosa devono difenderci queste basi? Ve lo sarete chiesti, no? A 60 anni dalla fine, per fortuna, dei nazifascismi e a 20 anni dalla fine dei comunismi, da cosa devono proteggerci? No? Io non ho trovato, ponendomi radicalmente questa domanda, non ho trovato altra risposta se non la seguente: devono difenderci da noi stessi, cioè dalla possibilità che i singoli stati europei si uniscano mantenendo la loro sovranità in un rapporto di riconoscimento fra popoli liberi e uguali, rigettando incondizionatamente il folle criminale sogno americano della special mission in nome della quale si bombardano i vari paesi che resistono all'imperialismo americano. Questo è il punto fondamentale. Questa è la risposta a cui sono provvisoriamente pervenuto. Ora, cosa c'entra questo, a parte la citazione di Machiavelli, cosa c'entra questo con l'Europa? C'entra e come? Perché l'odierno euro, l'odierna eurocrazia, serve esattamente a imporre una sudditanza ancora più grande all'impero americano dell'Europa. Perché? Per quale motivo? Perché se voi ci pensate con attenzione, l'odierna
l'odierno sistema eurocratico si basa esattamente sulla, sul rimpiazzamento del vecchio capitalismo europeo, con tutti i suoi limiti, ma anche con i suoi pregi, no? La corruttissima prima Repubblica, piena di danni, piena di corruzione e così via, ma pur sempre con dei diritti sociali chiari, che mi ricordo bene, anche se ero piccolo, no? Me lo ricordo bene. Me ne ricordo bene, faccio una piccola parentesi. Nella mia classe, quando facevo l'elementare qua a Torino, c'era una nostra compagna di classe che era una bambina down, no? Che aveva l'assistente d'appoggio, Andrea Cooper, la maestra, ed era una di noi a tutti gli effetti. Nessuna discriminazione, era una di noi, come giusto che sia. Adesso, come voi ben sapete, non c'è un assistente di sostegno per ogni bambino diversamente abile. Ce n'è una per ogni 10, per ogni 15. Cosa vuol dire? Vuol dire che si creano dei ghetti, che non sono più come tutti gli altri. Questo perché manca quel retroterra di diritti sociali irrinunciabili che oggi vengono sacrificati in nome del celopiede d'Europa. Il teologumeno preferito di Bersani o di Monti, ce lo chiede l'Europa. Il teologumeno in nome del quale ci toglieranno tutto, se non fosse chiaro il principio. Ora, l'euro serve esattamente a questo, a imporre un capitalismo senza welfare state, a imporre un capitalismo di tipo americano. Oggi io ho parlato genericamente di capitalismo al singolare, no? Con la solita tendenza dei filosofi a riportare all'unità ciò che in realtà è plurale, a trovare una logica unitaria in tutte le cose. Ma voler essere rigorosi, di capitalismi oggi ce ne sono molteplici, almeno tre. C'è quello europeo in via di estinzione, con welfare state, diritti sociali, conquistati ovviamente non per doni munifici del capitale, ma ottenuti sul campo tramite le lotte e di sopra. Poi c'è il capitalismo di tipo cinese, no? Il capitalismo sui generis, che forse riesce a unire i volti peggiori del comunismo e del capitalismo stesso, no? Ma che comunque geopoliticamente la Cina ha una soluzione fondamentale, meno male che c'è. E poi terzo c'è il capitalismo di tipo americano, quello della privatizzazione selvaggia, quello in cui devi lavorare 30 ore al giorno per non soccombere la concorrenza e così. Ora, l'Europa serve esattamente a imporre il capitalismo americano anche in Europa, per chi non l'avesse capito, è facilissimo da comprendere questo passaggio, no? Per imporre quel tipo di capitalismo senza diritti sociali, senza i lacci e i lacciuoli temuti dall'ideologia neoliberale e così. Per cui ecco che quello che dicevo, che apparentemente non aveva connessioni, trova forse una sua connessione esattamente in questo, cioè nel fatto che non si può pensare alla sovranità, a riconquistare la sovranità solo sul piano economico. Bisogna riconquistarla tout court, la sovranità. Riconquistarla tout court, cioè sul piano economico e sul piano militare. Quindi bisogna uscire dall'Europa e far uscire gli americani dall'Italia, no? Per dirla molto in maniera chiara quanto diretta. Se non si comprende questo, non si arriva mai al punto della questione, che è appunto la sovranità totale, come capacità del popolo di autodeterminarsi all'interno degli spazi dei confini nazionali. Ora, l'economia, se abbandonata a se stessa, produce solo disastri. Non lo dico soltanto io, ma lo dicono i fatti anzitutto oggi. Ma lo dicono fior fior di pensatori che hanno attraversato la modernità. Mi piace qui ricordarne due, non è citazionismo fine a se stesso, ma è proprio per comprendere le radici, credo, del problema. Questi due pensatori che voglio citare sono Hegel e Fichte. Fichte nel 1800 pubblica un testo, oggi completamente dimenticato, e non dimenticatevi mai che le mode filosofiche, politiche, seguono sempre il ciclo dell'economia capitalistica, no? Va sempre di moda quello che dice ciò che il nostro tempo vuole sentirsi dire. Mentre invece viene dichiarato fuori moda ciò che il nostro tempo non vuole sentirsi dire, no? Da cui il paradosso di un'epoca come la nostra, che dice superata la categoria di imperialismo proprio mentre si perpetrano i peggiori crimini imperialistici, e predica superata e fuori moda la categoria di alienazione, mentre mai epoca storica è stata più alienata della nostra. Predica superata la categoria stessa di capitalismo,
no? Proprio nell'epoca più capitalistica dell'intera storia umana, che io variando una formula di Spinoza ho chiamato capitalismo sive natura. No, oggi il capitalismo è diventata la natura, non se ne parla nemmeno più perché è come l'aria che respiriamo, no? Chi già ne parla come il sottoscritto è sempre qualificato come marxista, ancorché io non mi sia mai definito in Italia marxista per principio, no? Mi definisco un allievo indipendente di Hegel e di Marx. Però, ciò detto, Fichte nel 1800 pubblica questo testo, oggi dimenticato, che si chiama Lo Stato commerciale chiuso, dove, al di là dei temi, potremmo dire, del contesto storico in cui lo scrive, che è un contesto storico oggi superato, dice una cosa fondamentale. Capisce la logica stessa di sviluppo dell'economia, potremmo dire, e parla in quel testo di anarchia commerciale. Dice Fichte, l'economia da sola tende a produrre catastrofi sociali, ma soprattutto produce una situazione di anarchia commerciale. Disgrega, potremmo dire, quella egemonia della politica sull'economia, senza la quale si vengono a produrre i peggiori disastri possibili. No? L'economia, se non è disciplinata, degenera in anarchia commerciale, che è esattamente il nostro tempo, il tempo dell'anarchia commerciale, no? In nome del mercato e delle merci che circolano illimitatamente da uno stato all'altro. No? Il paradosso che diceva già Fichte in quel testo, 1800, è che nell'epoca contemporanea le merci si muovono liberamente, mentre invece gli uomini no. No? Mentre invece gli uomini no. E la situazione oggi è, se mai è possibile, peggiorare. Perché le merci circolano illimitatamente, mentre invece gli uomini hanno il passaporto o il permesso di soggiorno. No? Se ci fosse bisogno di dimostrare l'alienazione e la reificazione di cui diceva Marx, questo è, no? Le merci fanno quello che vogliono e gli uomini sono limitati. Ora Fichte va individuato esattamente il punto. Bisogna uscire da questa follia dell'anarchia commerciale, il solo mezzo per uscirne è tornare allo stato commercialmente chiuso, cioè limitare i contatti con l'estero nel senso appunto di reintrodurre un primato della politica sull'economia. Questo è il punto fondamentale. Protezionistico. Poi si può, come dice, scusi? Protezionistico. Protezionismo. Sì, certamente in quel senso, ma non un protezionismo fine a se stesso. Protezionismo congiunturale, potremmo dire, per reintrodurre il primato della politica sull'economia. Questo era il punto fondamentale che Fichte aveva capito e che secondo me deve essere valorizzato anche in altre prospettive rispetto a quelle di Fichte. Passo ora a Hegel. Hegel aveva capito, tra le tante cose, anche questa. Cioè il fatto che l'economia, se abbandonata a se stessa, produce quelle che lui chiama le tragedie nell'etico. Tragedie nell'etico. E poi mi avvio alla conclusione. Le tragedie nell'etico sono esattamente quello che avviene oggi. Pensate al popolo greco, pensate presto al popolo italiano, se rimaniamo in questa follia chiamata Europa. Questo è tutto. Bisogna porre dei limiti, bisogna reimporre il primato della politica sull'economia. Perché se la politica non limita l'economia, non la governa, non la disciplina, accade che l'economia produce le valanghe sociali, come le chiamava Polanyi, o le tragedie nell'etico, come le chiama Hegel. Ed è quello che si sta realizzando oggi. Quello che si sta realizzando oggi tragicamente, no? Già Platone, da cui oggi sarei voluto partire con una citazione, ma poi non l'ho fatto per non, dato che siamo anche nel tardo pomeriggio, per non annoiare l'uditorio. Platone, in un passo bellissimo del suo dialogo politico, dice una cosa fondamentale, no? Utilizza l'immagine del politico come del pilota di una nave, no? Torna costantemente nella storia occidentale. Pensate anche a Dante quando dice ai serva Italia, no? E poi appunto, ecco, esattamente, cioè ritorna questa immagine, peraltro qualissima, no? Perché ai serva Italia, figuriamoci se oggi non è serva, e così via, no? Dante è un classico perché non smette mai di dire la verità del nostro presente. Ma appunto in quel passo Platone dice che se la politica, che lui chiama basiliche tecne, cioè tecnica regale, regia, la principale tecnica, principale arte anche, se la politica non tiene insieme l'ordito sociale impedendo che si producano disuguaglianze
quelle disuguaglianze che l'economia da sola produce, gente che ha sempre di più e gente che ha sempre di meno, succede che si precipita, dice lui, nel mare infinito della disuguaglianza. Il mare infinito della disuguaglianza, che è esattamente quello in cui stiamo precipitando oggi. Il mare infinito della disuguaglianza, della povertà, della miseria, dei licenziamenti che crescono vertiginosamente e così via. Ora, bisogna reintrodurre un primato della politica come arte regia di governare le cose, ma per reintrodurre questo primato della politica, questo è il punto su cui con noi non convengono molti dei politici contemporanei, che sono favorevoli invece al rimanere in Europa e quindi negano se stessi, no? Perché non si può capire questo, cioè che per imporre il primato della politica oggi bisogna uscire dall'euro, dato che l'euro è la negazione della politica, è la sostituzione della politica con i dispositivi anonimi e impersonali dei mercati. Questo è il punto fondamentale, gestiti artatamente dalle politiche neoliberali, cioè dal modo in cui si conferisce una, potremmo dire, copertura politica all'economia stessa. Ecco, l'euro è la sostituzione della politica come amministrazione corale che la comunità opera della sua esistenza e quindi anche dell'economia sottoposta alla potenza della politica, e l'euro sostituisce questo con un'economia autoreferenziale non più disciplinata che utilizza la politica ad uso un suo. La politica neoliberale, che altro è se non l'economia che trapassa anche in politica e quindi annulla la politica, la svuota di senso dall'interno. Ora, se come tutti i politici sembrano dire, devi servire i mercati. Esattamente. Tutti i politici sono d'accordo che ci vuole il governo della politica, tranne i liberali, i neoliberali, che però sono già appunto l'economia che diventa politica. Tutti i politici in linea di principio sono d'accordo, bisogna avere il primato della politica. Benissimo, ma allora l'ovvia conseguenza che bisogna trarne è che bisogna uscire dall'euro, dato che l'euro è esattamente ciò che rende impossibile il primato della politica sull'economia, no? Questo è il punto da chiarire. Se non si chiarisce questo, si resta a metà del guado, come usa dire, no? Bisogna uscire dall'euro e reintrodurre il primato della politica. Queste tesi hanno possibilità di passare, come anche riprendendo anche lo spunto dell'amico craxiano di prima, e fa piacere vedere che si è in posizioni anche molto diverse, ma si individua il problema. Qui non è questione di essere di destra, di sinistra, craxiani, berlusconiani, marxisti. Questo è il punto che bisogna avere chiaro. Queste sono dicotomie superate, vecchie, che non dicono nulla esattamente. Dire oggi destra e sinistra ha la stessa attualità che dire Guelfi e Ghibellini. In che senso? Nel senso che tutti i partiti di destra e di sinistra, a qualsiasi gradazione, sono contrapposti su tutte le questioni più rilevanti e poi condividono totalmente le due cose che contano, cioè l'uscita dall'euro e la capacità di porre l'uomo, la comunità politica, prima dell'economia, disciplinando quindi il mercato, e due, la sovranità militare. Nessun partito la mette in discussione. Per cui destra e sinistra sono, uso l'espressione che usava il filosofo Luca, ci sono opposti in solidarietà antitetico polare. Cosa vuol dire? Che dicono in maniera opposta la stessa cosa, esattamente. E che sono perfettamente interne a quel meccanismo ideologico che oggi è dominante, tipico della società neoliberale, di quel pluralismo che dice al plurale sempre solo la stessa cosa. Questo è il paradosso. Certamente, le famose larghe intese e così via, no? Qualcuno le chiama il partito unico dell'euro. Certamente. Scusa, parli di questa sinistra e questa destra o la sinistra e la destra in generale? Ma io parlo di quello che esiste di solito. Quello esistente, cioè, certamente, per cui bisogna rinunciare a questa dicotomia oggi, perché questa dicotomia ci porta inevitabilmente a ruinare, direbbe Machiavelli, o più semplicemente a riprecipitare nel vecchio paradigma per cui sto con Vendola perché è più a sinistra di Bersani, no? Ma si stare con Vendola e non con Bersani significa star sempre dentro il problema, no? E non uscire.
No, oggi la vera scelta libera non è scegliere Bersani o Berlusconi, ma nel sottrarsi a questa scelta obbligata. Questo è il punto. Ora, destra e sinistra dicono la stessa cosa in maniere appena differenziate, ma accettando i dogmi fondamentali dello scolastico. Bisogna inventare nuove carte, il territorio è mutato. Combattere sul nuovo territorio con le vecchie cartine significa non capire nulla e perdere in partenza. Per cui oggi io credo che uno dei compiti più difficili di questa associazione e delle altre che hanno correttamente individuato il problema, e ce ne sono altre, mi pare, in Italia, penso ad esempio all'associazione EPIC, ad altre associazioni che hanno individuato il problema nell'euro, quello è il punto, nel riconquistare la sovranità, bisogna appunto trovare questo punto di intesa e di ricostruire una visione comune. Qui è la grande sfida tra una prospettiva a lungo termine che non capitoli dell'ennesima apologia dell'esistente o che non rifluisca nell'eterno ritorno alla destra o alla sinistra, e invece la creazione di qualcosa di grande, ecco, qualcosa di grande, una visione d'insieme che permetta di unificare le forze e di creare forse, diremmo con grazia, un nuovo principe, un nuovo partito che vada al di là delle vecchie dicotomie e che individui la vera dicotomia. Oggi la sola dicotomia valida è quella per chi accetta l'economia col suo fanatismo e chi invece la rigetta completamente. E che per rigettarla ha capito che bisogna passare dalla sovranità nazionale. Questo è il punto fondamentale dal mio punto di vista. La diffamazione continua da parte del circo mediatico, del mainstream mediatico, della manipolazione organizzata. Giornali, TV e così via, sono tutte allineate nella diffamazione totale di queste prospettive. No? Criticare il capitalismo significa immediatamente approvare il gula, appunto, l'ideologia dominante. Parlare di ritorno alla sovranità significa, per l'ideologia dominante, far resuscitare Hitler e Mussolini, no? Ma lo capite bene qual è il dispositivo ideologico, no? Il dispositivo ideologico è che non appena c'è una possibile soluzione, viene dall'ideologia dominante resa indisponibile, vanificata. Non è solo l'ideologia dominante, perché vedi Alba Dorata in Grecia, quella è realtà concreta, cioè la destra si rafforza nelle crisi, e quindi non è più solo un discorso teorico di unire sinistra e destra, è proprio una destra che sopraffa chiunque nelle crisi. Allora, questo è un punto secondo me decisivo, qui dico la mia posizione, magari non è quella degli amici di A, però è la mia. Bisogna individuare la contraddizione principale del nostro tempo. La contraddizione principale è l'economia di mercato e quindi l'euro, nella fattispecie, se è quello che dicevo non sto attenuta. Quindi bisogna spegnere l'incendio. E dato che l'incendio è l'euro, no? L'Europa, il capitalismo e così via, sarebbe secondo me poco prudente mettersi a chiedere i documenti ai pompieri che e quindi bisogna assolutamente, poi chiudo, mettersi d'accordo e individuare il nemico principale. Il nemico principale oggi è sul piano politico indubbiamente il pensiero neoliberale, che in realtà è l'economia del mondo. Fatto questo, io credo che ci sia già una possibile base per creare qualcosa e per discutere. Tutto il resto è chiacchiera mediatica, tutto il resto è discorso d'opinione, di intrattenimento. La sovranità è il tema del mondo. Io sono contentissimo ed è una boccata d'aria fresca vedere un'associazione che costruisce il proprio discorso intorno al tema della riconquista della sovranità. Quindi,